credo per altezza ipometrica la seconda o la terza al massimo, adesso non ricordo esattamente, però c'è stata in contemporanea la piena dell'Arno, se andate a Piazza Santa Croce lo vedete, 1557 altissima, la piena a Grosseto, l'Ombrone, sempre contemporanea, e Rosetta è sicuramente la responsabile del vero taglio del meandro. Quanto quel canale abbia influito su questa piena, non m'azzardo a dirlo. C'è da dire che certo poteva essere un invito, forse, però se andiamo a guardare bene dove si è stabilito il nuovo corso del Tevere, vediamo che non coincide con quel canale, ma è spostato più a ovest. Quindi probabilmente quel canale, seppure ha fatto un piccolo invito, non ha determinato il nuovo corso del Tevere. Buonasera, sono Antonella Fabriani Rojas e sono la curatrice d'archivio storico Aldo Brandini. Poche volte io ho visto persone così animate da così grande passione per quello che va cercando, ma la passione non basta, ci vuole anche la capacità, e questo tu ce l'ha, di intuizione nella ricerca dei documenti, perché non è che solo da me, è chiaro, se vieni in archivio Aldo Brandini che c'hai i documenti su Ostia, lì li trovi, quelli non è detto che ci siano tutti, però sai dove trovarli. Il discorso è cercare documenti in altri archivi sparsi, che allora lì diventa difficile per quale motivo, perché intanto al buon cuore di chi li ha classificati e li ha ordinati, ma soprattutto ci sono appunto archivi che sono immensi, quindi uno deve sapere più o meno come muoversi, perché non è detto che siano in ordine cronologico, non è detto, ma ecco, il signor Bustazzolo ha la capacità di trovarli, di capire, di connettere, di mettere in correlazione un documento con un altro, quindi conosce i nomi, le date, si è fatta un'esperienza notevole, devo dire. E poi una cosa che non è neanche da tutti, e che glielo ho sempre detto, che mi fa piacere, lui è capace a leggere il documento. Mi fa piacere in qualche modo, attraverso il mio lavoro, raggiungere delle notizie storiche e metterle in buon ordine attraverso alcuni libri che ho scritto e pubblicato. Io apprezzo molto il lavoro di Giovanni, davvero fa un lavoro certosino, e in particolare io ritengo che lui abbia proprio evidenziato un periodo che non è mai stato indagato così a fondo. Mi riferisco del periodo compreso tra la bonifica, iper raccontata sotto tutte le forme, anche grazie alla cooperativa Ricerca e Territorio, quindi al professor Lattanzi, quindi il periodo della bonifica di Ostia, e poi il periodo della nascita del primo insediamento. Mentre gli americani hanno un'industria molto forte e sono molto in questo patriottici, nel senso raccontiamo la nostra storia, quanti film americani esistono sul western, sulla conquista della nuova frontiera? Centinaia, forse migliaia, no? Noi, manco uno su Ostia, cioè non parlo di film di finzione, non di documentari, lì ci sono. Cioè anche solo la bonifica dei Ravennati è fantastica, ci sono delle storie. Paolo Orlando era veramente un visionario, l'ha detto prima Giulio, no? Cioè vedeva le cose prima che accadessero, dice, qui nascerà questo. Entro nel merito un po' di più sulla tua modalità di lavoro, perché è una modalità di lavoro veramente speciale. È troppo poco, Gianni, dire che è un ricercatore, che è uno studioso, uno che i documenti li cerca, li scopre, ma si innamora di quei documenti, cosa che non è, ecco, il sentimento unito alla ricerca è una cosa molto rara. Tutta la storia, questo humus di vita che sta tirando fuori Giovanni, perché poi messo insieme le storie di Lattanzi, della cooperativa, eccetera, con tutto quest'altro, si sta creando il materiale per fare i film, perché poi i film non hanno bisogno solamente della grande storia, ma anche
di quella quotidianità, no? Parliamo del meandro, parliamo del battelliere, cominci a parlare di quello che dice quell'altro, e quindi si creano le situazioni che possono portare nel tempo a creare la sceneggiatura, no? dei film. Io volevo approfittare della presenza di Orlando perché allora io ancora insegno per pochissimo nell'istituto Paolo Orlando dei Padri Pallottini. La tomba di Paolo Orlando si trova dentro Regina Pacis. Molta gente guarda sta grande pietra nera con sopra uno schizzo bianco che non si capisce bene che è il canale che il visionario aveva immaginato per creare il porto qui a Ostia. Vedendo le mappe ufficiali dell'epoca si capisce benissimo che cos'è, però il 99% di chi guarda quella lapide non sa di che cosa stia parlando. Il luogo erano i cordoni dunari, erano tre cordoni dunari, quindi era un territorio morbido che andava trattato in un certo modo. Il progetto era un progetto umbertino, era fatto di tutte crociere, c'è rimasta una Ostia, Piazza Calipso. Piazza Calipso è l'unico residuo di quell'idea all'epoca. Viene bocciato sto piano, ma lui non demorde e va avanti, nonostante una sconfitta, tra virgolette, dal punto di vista, diciamo, e a quel punto esce fuori il piano del 1916, che è quello fatto, diciamo, dal gruppo dei cultori di architettura dell'epoca, fatto da Giovannoni, Piacentini, Fasolo, Mario Marchi, Magni, tutti quelli che hanno progettato i grandi edifici a Ostia facevano parte di questo comitato. Però Paolo Orlando c'ha un grande merito anche in questo piano, perché lui impone, poiché il terreno era di proprietà comunale, che prima di passare alla parte edilizia vera e propria bisogna creare gli edifici simbolo. E quindi i primi edifici che nascono sono i simboli di tutto, la chiesa. Sulla duna più alta che c'è, 7 metri sul livello del mare, terzo cordone dunario, la stazione e il governatorato. Sono i tre edifici che identificano i tre livelli del pubblico. Sarebbe bene fare una verifica, un approfondimento, perché un vecchissimo prete, tanti tanti anni fa, ma parlo anche di 40 anni fa, mi disse che la chiesa doveva essere molto più grande. Poi hanno dovuto ridurre il progetto per questioni anche economiche. Sì, ci sia un progetto, però poteva esserci un progetto anteriore che è stato ridimensionato. Quando Paolo Orlando va dal Papa, il Papa che gli va incontro addirittura, e però fa presente che le famiglie nobili romane latifondiste non avevano più quella disponibilità di denaro che potevano avere prima della guerra. Certo. E allora evidentemente dovrebbe essere stato ridimensionato questo progetto. Io suggerisco un approfondimento perché sarebbe interessante. Molto interessante. Se voi guardate la facciata di Regina Pacis, è una facciata un po' anomala, molto compressa nella navata centrale, stretta, un portoncino molto piccolo, no? Come se fosse stata obbligatoriamente limitata. In realtà, e uno dice, ma perché con tutta questa cosa spazio che c'è, perché ha fatto questa cosa compressa? Se voi guardate le mappe vi accorgete perché. Perché quando i cultori disegnano le tre piazze, ovvero la piazza alta e le due piazze basse del centro della città, chi pensa a quella parte della chiesa ha in mente Trinità dei Monti, perché il disegno che c'è sul piano regolatore è Trinità dei Monti. A destra e a sinistra ci sono due edifici, i mercati e le scuole, dove stanno i giardini, lì c'erano due volumi nel progetto. La scalinata era stretta tra due fabbricati, quindi il prospetto non era un prospetto in campo largo, era un prospetto stretto tra due quinte teatrali. I veri proprietari di Ostia Antica erano gli abitanti. Loro erano i veri, usa proprio questa frase, tutte e due, loro erano i veri condomini e padroni dei territori. Se nel 1159 i cittadini di Ostia Antica hanno firmato questo documento con il Papa, significa che loro erano i padroni. Carlo Fea
che era uno studioso, un avvocato del Papa, penso, non so. Scrive invece: la proprietà era della mensa vescovile. Era lo zio, questo di via Piola Caselli, di quella che ha sposato Paolo Orlando, ecco perché c'è questa. Era zio Alessandro. Sì, sì, era quello che era fiduciario di Cavour presso Garibaldi e teneva i cordoni della borsa e gli portò pure i cannoni. Erano stati portati come ferri vecchi dati da Cavour, cioè tramite Cavour, perché Cavour non avrebbe potuto dare a Garibaldi delle armi, però ha detto lì dagli Orlando a Genova, perché loro prima erano a Genova e poi si sono trasferiti a Livorno. Antonio Piola, che era stato governatore di Genova negli anni cruciali del 49, e quando c'era stata tutta la rivoluzione, eccetera, cosa aveva intimato agli Orlando? Aveva intimato per tenere buono Mazzini, disse: guardate che poi non do le concessioni che mi chiedono gli Orlando. E allora così. Io non l'ho conosciuto, però ne sentivo parlare tantissimo in famiglia, perché oltre alla parentela ci avevamo anche degli affari, cioè mio nonno aveva degli affari con lui per il fatto che si occupavano di metalli, di minerali, oltre che ovviamente del cantiere di Livorno. E così ne sentivo parlare fin da bambino e poi ho avuto dal mio prozio, che Paolo Orlando gli aveva regalato il famoso libro su Ostia, sul mare di Ostia, e così me lo sono letto. A parte, anche se era relatore, quando Mussolini con la sua penna blu scrisse il rapporto, cioè un documento importantissimo, no? Il crollo del sogno. Dovevano fare il porto tutto, avevano addirittura espropriato il villaggio pescatore, nel libro ne parlo, avevano iniziato a fare la tarza, avevano iniziato a fare i lavori e poi c'è questo documento di Mussolini. Hanno scelto Civitavecchia. In B dice no porto e lì fu la fine di Paolo Orlando, sparita la... ed era il 1900, non mi ricordo, 20. 18-20, perché la Garbatella nasce.